Cosa si parla a un evento come questo? Potrei parlare di, va bene, perché la gente usa Facebook, perché si usa Google, cosa c'è di bello al giorno d'oggi, solite cose. Allora, quello invece di cui voglio parlare è questo quadro, o meglio, il titolo di questo quadro, è un quadro di Gauguin, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, si intitola. Ok, allora, quello di cui voglio parlare è proprio questo, cioè facile insomma, parlare di Google, Facebook, nuove tecnologie, questo, quello, però si può dire qualcosa di più, cioè qual è stato il nostro passato e soprattutto quello che ci interessa, dov'è che stiamo andando, qual è la direzione in cui stiamo andando. Allora, per far questo vi introduco a un bellissimo libro che secondo me vale la pena di leggere, si chiama Flatland, un romanzo di molte dimensioni che è anche stato tradotto in italiano, per cui lo trovate in varie edizioni, ok? Racconto fantastico a più dimensioni. Allora, Flatland letteralmente è la terra piatta. E il mondo che racconta questo romanzo è come un quadro di Mondrian, essenzialmente. Gli abitanti sono dei poligoni, ok? Per cui quelli che vivono in questa terra piatta sono esseri piatti, sono triangoli, quadrati, no? E così via. E qui vedete una bella foto istantanea di famiglia degli abitanti di questo mondo un po' strano, un po' speciale, no? Sì, c'è una gerarchia, tanto per invogliarvi un po' a leggerlo, che vi assicuro è un romanzo che è molto, fa venire molte idee, ok, veramente tantissime. C'era all'epoca di Tesla anche, tra l'altro. La gerarchia sociale, chi ha il corno più aguzzo è più pericoloso, ok? Per cui i triangoli di quel tipo sono pericolosi, più il triangolo è aguzzo e più è pericoloso. Le donne in questo mondo sono linee, ok? Per cui potete capire la pericolosità, ok? È anche un romanzo di satira, per cui insomma è carino da leggere, oltre che dal punto di vista scientifico. Qui vedete un'altra istantanea della casa di uno di questi abitanti, ok? È una terra piatta e non sorprendentemente tutto è piatto. Qui vedete due che si stringono la mano, due triangoli che si stringono la mano, qui lo lascio alla vostra immaginazione, okay? non dico altro, le parole non servono. Allora, il protagonista di questo romanzo è un quadrato, è il quadrato che narra le sue avventure in questa terra piatta, ok? A un certo momento, vi dico la trama in 10 secondi, incontra una sfera che vive in un mondo con una dimensione in più, vive a 3 dimensioni, e per cui viene illuminato da questo concetto che c'è qualcosa di più oltre al suo mondo a 2 dimensioni, e vi lascio la suspense perché poi la trama si evolve in maniera abbastanza interessante. Quello che ci interessa è, oltre a quello che ci può dire, l'introduzione, per esempio. Agli abitanti dello spazio in generale, questo lavoro è dedicato da un umile nativo di Flatland, nella speranza che, come io sono stato iniziato ai misteri delle 3 dimensioni, essendo stato precedentemente abituato solo a 2, così i cittadini di questa regione celestiale possano aspirare a cose sempre più alte, ai segreti delle 4, 5 e anche 6 dimensioni. Quindi contribuendo all'allargamento dell'immaginazione tra le razze superiori dell'umanità solida. Che allora, non so voi, ma cioè, ha una bella considerazione di noi, no? Cioè, noi siamo la razza superiore dell'umanità solida rispetto a questi esseri piatti. Okay? La S di Superman non sta per Superman, sta per solido. Ok? E per cui, vi sentite, il nostro ego, no, è pompato da questa cosa. Bene, sì, mica tanto, perché dove viviamo? In un mondo a 3 dimensioni, lo sappiamo, però già ancora nel terzo secolo, personaggi come Lattanzio, filosofo, retorico e quant'altro, scrive questa cosa. C'è qualcuno di buon senso che creda che ci siano uomini cui i piedi siano più in alto delle loro teste, che il grano e gli alberi crescano verso il basso, che la pioggia, la neve e la grandine cadano verso l'alto? Io resto senza parole verso coloro che, avendo sbagliato una volta, perseverano nella loro follia e difendono una cosa vana con un'altra. Di cosa sta parlando Lattanzio? Del fatto che la terra non sia piatta. Ma chi può essere così pazzo da pensare che la Terra non è piatta? E perché? Perché bastava guardarsi attorno all'epoca. Cioè, com'è la Terra? Piatta. Perlomeno piatta
nella nostra bolla. Quello che è successo è che poi si è capito che la Terra non era piatta quando si è cominciato a viaggiare su larghe distanze, quando no, le navi all'orizzonte scendevano invece di sparire all'improvviso perché la Terra finiva. Okay? Per cui quando la nostra bolla di vita si è estesa è anche cambiato il nostro modo di concepire la realtà e ci siamo resi conto che siamo esseri solidi superiori. Ok, che viviamo in tre dimensioni. Allora, che cosa si può fare in tre dimensioni che i poveri abitanti di Flatland non possono fare? Due cose. Una cosa ha un nome strano, K3,3, ed è questo oggetto qui. Questo oggetto qui non si può fare a due dimensioni. Il povero quadrato non lo può fare, noi sì. Ok, allora che cos'è questo, questa interconnessione, se volete, questa specie di rete? Più o meno è il principio del tavolo della sagra. O il tavolo da matrimonio, qualsiasi cosa. Vi sarà capitato, no? Siete al tavolo. Avete due persone di lato, tre davanti, vi può andare bene come vi può andare male, no? Però non riuscite a tenere, il vostro micromondo sono cinque persone, ed è piatto il vostro micromondo, ok? Non riuscite a parlare contemporaneamente, a interagire con tutte le persone che stanno nel vostro micromondo, tant'è che vi può andare male. Questo è un limite, ok? Nel mondo piatto del tavolone della sagra, siamo più o meno come il quadrato di Flatland. Un'altra cosa che non si può fare, sono due queste cose, è quest'altro oggetto che si chiama K5. Ve lo sintetizzo, essenzialmente pensate al brindisi, i brindisi che la gente fa, cosa c'è di più bello? Non si può fare un brindisi all'unisono, cioè nello stesso momento i bicchieri tintinnano, con più di tre bicchieri. Provateci, se riuscite, no, vincete il Nobel oppure siete su un'altra dimensione, perché non si può, okay? Perché è sempre un qualcosa di vincolato al mondo delle due dimensioni, no? Potete rovesciare il bicchiere. Per cui non siamo mica tanto superiori, forse, no? Razza solida. Beh, se avete mai pensato, uno dice, beh, chi se ne frega dei bicchieri e del tavolone della sagra, poi mi alzo o non brindo più. Beh, mica tanto. Questa è vita di tutti i giorni, giusto? E qui cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa di mica bello. Cosa sono queste cose? Sono i nostri legami, le nostre catene con il mondo piatto che ci attanaglia. Ogni volta che vedete un semaforo, pensate a quanto spazio c'è sopra. Eppure siamo lì fermi davanti al semaforo. Okay? Per cui questa è la nostra tenaglia al mondo delle due dimensioni. Notate anche la forma dei segnali stradali che ci siamo scelti, che è tristemente simile agli abitanti di Flatland. Okay? Per cui tutto torna alla fine. Per cui altro che esseri superiori, no? Abbiamo un po' di cervello, siamo esseri senzienti, non riusciamo a fare qualcosa di meglio piuttosto che essere fermi al semaforo o in coda. Beh, sì che riusciamo. Per esempio, no, quando si è cominciato nel nostro passato a cercare di superare questo problema della terra piatta, pensate anche solo ai ponti. C'è una frattura nel mondo piatto, no? Fiumi o altre strade oppure case, e c'è un ponte che sfrutta la terza dimensione. Questa cosa qui non la possono fare gli abitanti di Flatland, noi sì. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la terza dimensione al volo, siamo riusciti a volare, okay? Per cui bellissimo, siamo riusciti a elevarci e diventare esseri a tre dimensioni. Però il progresso non si è fermato lì, no? Sapete cosa è successo? Telefoni, cellulari, internet, Facebook. E allora dove stiamo andando? Cioè, qual è il significato di tutto questo? Così succedono queste cose perché sono belle? No, pensiamoci un attimo. Quando qualcosa come il telefono nasce, come nasce il ponte, succede qualche cosa. Succede che la nostra bolla si espande, la nostra bolla fisica si espande, riusciamo a raggiungere sempre più terreno, in questo caso, e succede qualcosa di molto particolare. Cioè un cammino che prima era lungo, ok, per esempio quello rosso che vedete qui, all'improvviso ha una scorciatoia. Una nuova scorciatoia, come il telefono. Quando telefonate non dovete più prendere l'auto, subire semafori e così via, ok? Si crea una scorciatoia. Questa scorciatoia non è nient'altro che un buco dimensionale. Cioè, quello che sta succedendo è uno spazio ha una sua dimensione, come può essere la nostra terra piatta, e a un certo momento le scorciatoie cominciano a aumentare la dimensionalità di questo spazio. Cioè, da uno spazio piatto si passa a qualcosa di più ricco. Ok, è lo stesso principio, no, dei salti nell'iperspazio di cui avete visto in tanti romanzi di fantascienza, ok? Per cui la stessa identica cosa succede poi col prosieguo delle tecnologie. Che razza di progresso capita quando nascono i cellulari? Succede che queste dimensioni aumentano. Quando internet viene introdotta, la dimensione del nostro spazio
aumenta, cioè da due dimensioni aumenta, aumenta l'efficienza e se non proprio a tre dimensioni diventa qualcosa di più ricco che le due dimensioni piatte a cui siamo abituati. La stessa cosa con Facebook, non è diverso. Le connessioni che ci creiamo tramite Facebook, che si creano, aumentano la dimensionalità del nostro spazio, cioè da due dimensioni lo spazio si sta accartocciando, quante più scorciatoie ci sono, detto molto intuitivamente, tanto più le cose migliorano. Motore di ricerca, cos'è un motore di ricerca? Bene, metto la query, scrivo, mi arrivano le risposte, però in realtà il motore di ricerca è un accartocciatore di spazio e il bello è che si possono misurare queste cose, no? Io ho solo 4 minuti scarsi ora per concludere, si possono misurare, per cui cose come Google accartocciano lo spazio in cui viviamo, sia lo spazio fisico ma anche lo spazio informativo e in una maniera del tutto simile agli accartocciamenti che vengono creati da Facebook e che sono stati creati prima da tutte, quasi tutte le altre tecnologie che abbiamo visto. Questo è un esempio di accartocciamento al massimo grado, è bellissimo questo sistema, ha un potenziale quasi pari alle tre dimensioni piene. Sapete cos'è questo pezzettino? Questo pezzettino di accartocciamento spinto è un pezzetto del nostro cervello. Il nostro cervello è l'esempio di accartocciamento al massimo grado, cioè riesce quasi a raggiungere la dimensionalità piena, le tre dimensioni piene. Okay? Per cui pensate al potenziale. Quando si raggiungono le tre dimensioni, quasi, ecco dove si arriva. Si crea la coscienza, si crea una potenzialità superiore. Dove siamo ora? Beh, quasi tutti i sistemi che abbiamo visto finora, anche incluse le amicizie di Facebook, l'accartocciamento dovuto a Google, la rete telefonica e altro, per ora siamo al grado di evoluzione come accartocciamento, efficienza del sistema, se volete, pari a quella di un verme. Di questo verme qui, che è uno dei più semplici al mondo, il C. elegans si chiama. Per cui ora nel grado dell'evoluzione siamo qui. Siamo più o meno al verme, però insomma abbiamo fatto dei bei progressi dai nostri antenati. E tutto questo non è solo tecnologia, perché la tecnologia senza società non esiste. Ok? Allora c'è questa scritta che campeggia in giro. Meno internet, più cabernet, no? Meno tecnologia, più società. Bella cosa, però non è totalmente vera. Cioè, quello che succede è, quando beviamo, tanto più beviamo, paradossalmente, tanto più soldi alla fine guadagniamo. O meglio, in media, se bevete di più, guadagnate più soldi. E perché diavolo succede questo? Non perché vi vengono le idee meravigliose con l'alcol. Perché quello che succede è, quando bevete con qualcuno, state creando una connessione, si crea una scintilla e quella scintilla va ad aggiungersi, quel link, a tutti gli altri link che fanno parte della vostra vita, sia dal lato fisico che dal lato tecnologico, per cui astratto dell'informazione. E la vostra rete aumenta e il vostro spazio sta aumentando di dimensionalità, per cui non c'è una vera distinzione tra reale e virtuale, tra mondo fisico e mondo astratto dell'informazione. Sono le due facce della stessa medaglia, perché sono unite in questa rete di accartocciamenti, okay, se volete, in questo grande cervello fatto da connessioni. E la prova, nel caso del vino, per esempio, la potevate notare anche direttamente. Second Life, mondo virtuale, estremamente virtuale, quello che è successo è che la gente comprava drink virtuali. Un drink virtuale è un blob di pixel, che qui vedete, solo per fare questo, cioè per brindare, per bere assieme, dentro a Second Life, ok? Perché quello che conta è la scintilla, non è veramente l'alcol. L'alcol non conta nulla. Per cui la morale qual è? Dove stiamo andando? E qui termino perché purtroppo il tempo sta finendo. Stiamo andando in questa direzione, cioè col giusto paio di occhiali, la nostra realtà va vista in un certo modo. Chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Il quadrato aveva ragione, stiamo andando, tutte le tecnologie di successo stanno andando verso l'accartocciamento del nostro mondo, cioè la nostra rete di conoscenze da due dimensioni, spazio piatto, si sta accartocciando fino a tendere a un sistema con sempre più dimensioni. Per cui quello che posso dire è, non pensate a due dimensioni, ma fate come il quadrato, pensate a più dimensioni, perché quello è il nostro futuro. Grazie.